Mi sono fatta letteralmente prendere dal panico. Ho affrontato uno dei miei peggiori burnout e quella città che avevo sognato non so per quanto tempo, mi sono ritrovata a lasciarla dopo solo 3 mesi. In questo video voglio un po' raccontarti quello che mi è successo nei miei appunto primi 3 mesi a Sydney, i primi 3 mesi anche in Australia. Voglio un po' farti vedere che cosa veramente ho passato in quel periodo e cosa mi ha portato a lasciare quella città quasi, non dico da un giorno all'altro, ma da una settimana all'altra, letteralmente fuggendo. Ma facciamo un passo indietro. Ero arrivata a Sydney, nonché in Australia a inizio di febbraio del 2023, quindi circa 5 mesi fa, e non avevo prenotato nulla, non avevo programmato nulla se non quella prima settimana in ostello che pensavo mi bastasse per cercare di capire cosa volessi fare della mia vita, cercare un po' di ambientarmi qui in Australia e vedere un po' cosa avrei voluto fare successivamente. L'unica cosa che però sapevo, e diciamo la mia grande ambizione, era quella di cercare di sfruttare quanto più possibile quella mia permanenza nella grande città e vivere quante più esperienze possibili, aprirmi a quante più opportunità possibili. Allo stesso tempo avrei voluto cercare di mettere da parte tanti soldi, nella mia testa sarebbe stato abbastanza facile. Comunque avrei voluto mettere da parte un po' un gruzzoletto da poi usare per viaggiare, magari per spostarmi al nord, dove sarei dovuta andare a fare i famosi 88 giorni che mi servivano per rinnovare il visto. Non sto qui a raccontarvi adesso come funziona il rinnovo del visto, bla bla bla, perché mi dovevo spostare. Sta di fatto che la mia permanenza a Sydney non sarebbe durata per sempre, sapevo che mi sarei spostata, ma ipotizzavo di farlo magari in 4-5 mesi, mentre nel frattempo avrei lavorato veramente anche in settori diversi, in campi diversi, mi volevo veramente mettere in gioco. Diciamo però che fin da subito le cose non sono andate esattamente come speravo. Presto sono iniziate una serie di difficoltà, per esempio appena arrivata mi ritrovo in questo ostello che ammetto è stato uno dei peggiori dove io sia mai stata, cioè mi sono trovata abbastanza bene, niente di eclatante negativamente parlando, però non sono riuscita veramente a legare con qualcuno. I ragazzi che c'erano erano più piccoli di me, avevano una mentalità completamente diversa dalla mia, non mi sono mai sentita veramente a casa, avevo legato solamente con Lisandro che adesso è una delle persone a cui voglio più bene in assoluto, abbiamo un rapporto bellissimo, ma lui era un caso a parte. Tutto il resto mi faceva sentire estremamente nel posto sbagliato. Per il tipo di persona che sono io, questa cosa influisce tantissimo nella mia vita. Inoltre, la prima settimana, in quella cortissima settimana che è passata in uno schiocco di dita, ho dovuto anche avere a che fare con il fuso orario che mi ha messo letteralmente KO per circa 4-5 giorni, veramente non ci stavo capendo niente. Tutte le pratiche burocratiche, amministrative, delle cose che c'erano da fare appena arrivata in Australia, apri il conto in banca, registrati al TFN, fai la Medicare che ancora non mi è arrivata, fai questo, fai quell'altro, insomma quella prima settimana è passata veramente alla velocità della luce e io praticamente mi sembrava di non aver fatto ancora nulla. In tutto questo avrei voluto cercare una casa, ma mi sono resa conto che ero arrivata a Sydney nel periodo probabilmente peggiore dell'anno, non c'era una casa disponibile, nonostante ciò andavo a vedere appartamenti dopo appartamenti e ragazzi erano delle condizioni veramente disumane, ma mai avevo visto situazioni del genere di case in affitto, i cui prezzi erano anche assurdi, perché ok, magari uno temporaneamente si sarebbe messo anche in una situazione non ottimale, ma pagando quei prezzi mi sembrava proprio una cosa fuori dal normale. Quindi niente, inizia anche questa ricerca matta e disperatissima, mentre nel frattempo continuo a stare in ostello altre 2 settimane, quando a un certo punto sembra un miracolo, scende dal cielo, prendo, trovo una casa, tra l'altro sia per me che per Lisandro, ero contentissima, nonostante il prezzo fosse altissimo, cioè pagavamo la bellezza di $360 a settimana per una stanza doppia, cioè quindi a testa, no, era... Ragazzi, lasciamo stare. È stato veramente un periodo, mi sono dovuta tirare molti pizzichi, però vabbè, abbiamo trovato un tetto sulla testa, abbiamo trovato delle persone fantastiche con cui vivere, andava bene così, non cercavo altro. In questo periodo però era iniziato anche un altro grande problema che mi portavo letteralmente sulle spalle, che era un problema alla schiena. Questo problema alla schiena, nonché un disco schiacciato, mai avuto niente del genere, mi è venuto proprio al quarto giorno che ero in Australia, mi ha veramente abbattuta tantissimo, perché l'unico mio sfogo normalmente è quello proprio principale, è stato sempre nella mia vita da quando ho 4 anni, è fare sport, fare attività fisica, uscire all'aria aperta, correre, e non potevo farlo perché avevo questo dolore lancinante che mi teneva bloccata certe volte per giorni, e voi non avete idea di cosa ho passato, cioè non lo auguro veramente a nessuno. Poi andava e veniva, quindi veramente c'erano dei giorni sì, dei giorni no, ma lasciamo stare, questa è un'altra storia. Finita la ricerca matta e disperatissima della casa, inizia un'altra sfida, che era quella di trovare lavoro. Parliamoci chiaro, in Australia trovare lavoro è semplice, è inutile mentire, perché veramente esci con il curriculum in mano un giorno e il giorno dopo hai un lavoro, o il giorno stesso fai una prova. Mi è successo 3, 4, 5 volte in 2 mesi, infatti ho cambiato 5 lavori in 2 mesi. Qual è il problema però? Questi lavori sono assolutamente non reliable, cioè non puoi assolutamente, come si dice in italiano? Non puoi assolutamente contare su questi lavori, perché sono dei contratti casual, il che significa che tanto li trovi facilmente, ti vengono pagati anche di più perché c'è tutta una cosa di contratto che non sto qui a spiegarti, d'altra parte però puoi perderli anche da un giorno all'altro, o magari ti danno pochissimi turni, o magari ti dicono
sì, questa settimana ti faccio lavorare tutto il tempo, la settimana dopo non hai più neanche un turno, oppure ti fanno proprio fuori. Ed è una cosa bruttissima, tra l'altro. A me è successo, io ho cambiato questi 5 lavori in 2 mesi, o perché a me non piaceva qualcosa nell'ambiente di lavoro, oppure perché loro da un giorno all'altro cambiavano idea, oppure non avevano più bisogno di personale, oppure magari preferivano una persona piuttosto che un'altra, davano più turni a quello che a me... Cioè, ragazzi, è una situazione assolutamente super instabile, e in tutto questo il tempo passava, cioè erano comunque lavori nella ristorazione, niente di eclatante che veramente mi entusiasmava tantissimo. Esperienze che comunque mi sarebbe piaciuto fare, ma che non mi stavano dando nessuna stabilità, anzi, mi ritrovavo a lavorare tantissimo per poi fare cosa? Guadagnare quello che mi serviva letteralmente per pagare l'affitto e pagarmi da mangiare, quindi da parte non stavo mettendo nulla. Il lavoro da creator lo avevo messo un attimo in stand by, il che non significa che non pubblicavo, perché ho continuato a pubblicare tutti i giorni, a creare contenuti, semplicemente avevo messo in sospeso le consulenze, avevo messo in sospeso le collaborazioni con le aziende, perché per un attimo, per qualche mese mi volevo concentrare sulle opportunità in Australia. D'altra parte però continuavo a creare contenuti senza, diciamo, guadagnarci niente, non facevo più le call con voi. Tra una cosa e l'altra lavoravo tantissimo la sera, questa cosa mi stava veramente distruggendo anche per il problema alla schiena nel ristorante, e alla fine dei conti, cioè a fine settimana, uno, non avevo giorni liberi perché lavoravo anche il weekend, mentalmente ero sempre a pensare a questa cosa del lavoro, cerca di mettere da parte i soldi perché ero entrata proprio in un loop e avevo smesso letteralmente di vivere. In tutto questo cerco anche di avere un po' di mantenere le mie buone abitudini, quindi di andare in palestra, magari di farmi una passeggiata, ma tutta la mia vita si era ridotta esclusivamente a questo. Quindi mi svegliavo la mattina prestissimo come mio solito, mi mettevo subito a lavorare perché non avevo la mente abbastanza libera, abbastanza, diciamo, in pace per magari leggermi un libro, per magari mettermi a scrivere. Facevo veramente fatica a fare queste cose che normalmente erano parte della mia quotidianità. Invece iniziavo subito a lavorare perché ne sentivo il bisogno, mi mettevo lì al computer a fare cose, a pensare, a ragionare, a creare contenuti. Poi andavo in palestra, poi dopo andavo al lavoro al ristorante, e questo loop si ripeteva 7 giorni su 7, e si è ripetuto per praticamente 2 mesi. Sembra una banalità, però ragazzi, ritrovarsi dall'altra parte del mondo e entrare in una condizione del genere è veramente pesante, soprattutto quando sei da sola e non ti dai neanche modo di conoscere le persone attorno a te. Non stavo uscendo, non stavo vedendo posti, cioè a un certo punto io mi ricordo solo che mi sono svegliata una mattina e ho detto: ma cosa diamine sto facendo? Cioè mi sono resa conto che avevo attraversato letteralmente mezzo mondo per fare cosa? Entrare in un loop che mi stava inghiottendo letteralmente. Non avevo conosciuto nessuno al di là delle persone nella mia casa, non avevo visto niente. Ragazzi, lo ammetto qui, io sono stata 3 mesi a Sydney, voi mi chiedete ogni tanto: ma cosa hai visto? Cosa ci suggerisci di vedere? Quali sono i must di Sydney? Cioè tutte le cose che andrebbero assolutamente viste. Io non ve le so dire, perché al di là dell'Opera House che ho visto dopo 2 mesi che vivevo là, io non ho girato per niente, perché non ero mentalmente proprio, non ce la facevo. Cioè vedevo tutto come tempo perso, tempo buttato, tempo che avrei potuto investire su qualcos'altro, ed ero sola in questo, tranne Lisandro, che poverino abbiamo fatto lunghissime conversazioni in cui veramente tante volte mi ha tirato su, ed è stato veramente fondamentale in questo periodo della mia vita. Questa persona gli devo tutto, tranne lui io non avevo nessun altro, ed è stato veramente pesante, è stato veramente brutto, e in quel momento non te ne rendi neanche conto di quello che stai vivendo. Adesso, col senno di poi, guardando indietro, tante cose mi sono molto più chiare. Insomma, inizia questo periodo pesantissimo, entro in questo loop da cui mi sembrava di non riuscire ad uscire, perché ogni giorno mi dicevo: cosa posso fare di diverso, cosa posso cambiare? Ma quando ormai sei in quella condizione, uscirne sembra impossibile, o almeno per il tipo di persona che sono io, avevo capito che l'unico modo per tirarmi fuori da quella situazione era cambiare completamente prospettiva, iniziare a fare qualcosa di completamente diverso, uscire completamente da questa zona di comfort deleteria che mi ero costruita e rompere ogni mia regola. Allora cosa ho pensato di fare? Di iniziare subito a cercare quel famoso lavoro per gli 88 giorni al nord, quindi verso il Queensland, che era la regione in cui avrei dovuto lavorare per motivi, diciamo, burocratici. Inizio a fare questa ricerca, il caso vuole che da un giorno all'altro io trovo un lavoro. Trovo un lavoro in una distilleria a Port Douglas, che è il posto in cui sono adesso, e mi accettano, mi fanno firmare il contratto. In meno di un mese io dovevo essere lì. Allora tiro un bel respiro e penso: cosa faccio adesso? La prima cosa che potevo fare era aspettare un mese lì, prendere un volo e arrivare direttamente a Port Douglas. Quando però si sta vivendo un momento del genere, cosa succede molto spesso? Che nel prendere un volo e spostarci da un posto all'altro, portiamo con noi tutta la situazione negativa che ci eravamo creati nella prima destinazione. Invece, secondo me, serve sempre un, diciamo, passaggio da un posto all'altro che rompa questo loop, che distrugga questa condizione che uno si era creato. Almeno per me è stato così. Io sapevo che dovevo fare questa cosa, altrimenti sarei arrivata a Port Douglas e avrei fatto la stessa cosa. Iniziato a lavorare, avrei iniziato a sentire il peso del mio lavoro da creator, avrei ridotto ancora di più la mia creatività, perché ragazzi, io riguardo indietro ai contenuti che ho creato
stato in quei primi mesi a Sydney, molti di questi io non mi riconosco, non mi piacciono, e se faccio questo lavoro è perché mi piace, mi dà soddisfazione, mi dà grinta, mi dà energia, mi fa esprimere tutta la mia creatività. Invece io lo stavo riducendo a qualcosa che non mi piaceva minimamente. Morale della favola, cosa penso di fare? Penso di fare una cosa che non mi sarei mai aspettata di fare così presto: comprare un van. Avevo un po' di soldi da parte, non ero riuscita a mettere da parte nulla in Australia, ma avevo quel gruzzoletto che mi ero detta: lo userò un giorno quando ne sentirò il bisogno, quando saprò che ne vale veramente la pena. E in quel momento comprare un van era l'unica cosa che sentivo davvero di voler fare, piuttosto che comprare un biglietto aereo. Avrei preso un van, lo avrei camperizzato, o se lo trovavo già camperizzato meglio, ma non è stato così. L'avrei preso, lo avrei camperizzato e appunto mi sarei spostata verso il nord con il van da sola, facendo un road trip che all'inizio doveva essere breve ma intenso, una sola settimana. Poi cosa è successo? Prendo questo van, inizio a camperizzarlo e con una fretta assurda, mi ricordo avevo 10 giorni per camperizzarlo e poi circa 10 giorni per arrivare al nord, per farmi 2600 km se non di più. Era una follia e il mio corpo mi ha fatto sentire che follia stavo facendo. Come? Da un giorno all'altro, mentre lavoravo al van, il dolore alla schiena mi torna più lancinante che mai. Ragazzi, mai lo avevo avuto così forte e mi ha abbattuta a un punto tale che un giorno non mi riuscivo ad alzare dal divano. Se mi stavate seguendo su Instagram in quel periodo l'avete visto. E io ho valutato per la prima volta in 2 anni di viaggio di tornare in Italia. Sapete cosa cioè voi non avete idea di cosa significa, spero che non ne abbiate idea, essere andata dall'altra parte del mondo e un giorno ritrovarti a dire, molto prima di quanto ti saresti mai aspettata, devo tornare a casa perché ne ho bisogno, perché la mia schiena ha bisogno di cure che qui non so se riesco ad avere. Ho passato 2 giorni da incubo pensando di vendere il van, pensando di tornare in Italia. Poi ho tirato un grande respiro, supportata ancora una volta da Liz e anche da una chiropratica bravissima, un angelo, che ho trovato proprio lì a Sydney. C'era poco da fare, cioè era inutile che io tornassi in Italia. Quello che avrei potuto fare lì era quello che avrei potuto fare in Australia. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare quelli del mio lavoro e dire: ragazzi, probabilmente perderò il lavoro, ma io tra 10 giorni non riesco ad essere lì. Ho questo problema alla schiena, ho un pezzo del van rotto da riparare, ed era vero, cioè è stato tutto successo tutto insieme. E ho un pezzo rotto del van da riparare, io in 10 giorni non riesco ad arrivare lì. E mi sono fatta prendere dal panico completamente, però mi sono ritrovata dall'altra parte una persona che mi fa: Giulia, tranquilla, non devi necessariamente arrivare qui il 1° maggio, anzi possiamo darti come data ultima il 15 maggio. Ragazzi, 2 settimane in più. Io avevo la bellezza di 2 settimane più i 10 giorni che già mi avevano dato, erano probabilmente tipo 25 giorni, una cosa del genere, per arrivare al nord. Avrei avuto tutto il tempo del mondo anche per finire il van con calma, senza farmi schiacciare dalla situazione che stavo vivendo. Quindi ho tirato un bel respiro di sollievo e sono letteralmente ripartita, un passo alla volta. Ho finito il van con calma, nel frattempo il dolore alla schiena stava, non dico passando perché il problema è sempre qui, ma lo avevo alleviato con delle sedute con la chiropratica, avevo smesso completamente di fare palestra, smesso di fare qualsiasi tipo di attività fisica, mi stavo per la prima volta forse in 3 mesi concentrando davvero su di me, su quello di cui davvero avevo bisogno, non su quello che pensavo di volere. Lasciamo stare. Insomma, il van è finito, finalmente finiamo tutti i lavori, io insieme a 2 ragazzi magnifici che mi hanno aiutata, ed ero pronta a partire. Ero davvero pronta a partire? No, ragazzi, me la stavo facendo letteralmente sotto, tanto che iniziai a cercare qualcuno che facesse dei tratti con me, ma non riuscivo a trovare nessuno. Trovavo persone con cui non mi sarei trovata bene in viaggio, trovavo persone che non sarebbero state alle mie condizioni. Insomma, cerco, non trovo nessuno, alla fine dico basta, parto da sola. La verità è che avevo semplicemente una paura davvero di andare da sola, di affrontare questo viaggio in cui non stavo programmando niente, perché se lo avessi programmato sarei andata contro i miei principi. Ho deciso di non programmare e non volevo farlo. Parto con tutta la paura sulle spalle, dentro di me, che mi stava esplodendo dentro. Ma mi ricordo, dopo i primi 10 km fuori dalla città, io sono scoppiata a piangere, perché mi sono resa conto che finalmente stavo ufficialmente uscendo da quel loop e stavo iniziando qualcosa che mi faceva così tanta paura, ma d'altra parte mi eccitava da morire, perché l'idea di non sapere dove sarei stata il giorno dopo, dove mi sarei fermata, cosa avrei vissuto, chi avrei incontrato, mi ha fatto risvegliare dentro quella che era la vera Giulia, che invece era stata soppressa e oppressa per 3 mesi praticamente. Piano piano mi sono sentita rinascere. Questa cosa poi è andata sempre più avanti, è cresciuta sempre di più. Ogni giorno mi svegliavo in un posto diverso, che avevo davanti a me scenari diversi. È stata un'escalation proprio di momenti che mi hanno rinvigorita, che mi hanno fatta rifiorire completamente. Cioè, questa cosa è stata veramente assurda e non so da una parte neanche come raccontarla. In tutto questo mi sono anche ritrovata davvero alla fine a non viaggiare da sola. Senza neanche saperlo, mi sono ritrovata con una mia amica di Sydney, che ci eravamo viste forse 4 volte nella grande città, conosciute tra l'altro lì. Lei un giorno mi dice che era a Brisbane, mi ha chiesto se potesse venire con me verso il nord. Ovviamente ho accettato, anche se avevo i miei dubbi su questa situazione, ma vabbè, sono sempre dubbiosa su un po' su tutto, su queste cose. Ma ho detto di sì, e da lì il mio viaggio è cambiato completamente una volta ancora. L'ho vissuto prima in solitaria, poi con un ragazzo che ha fatto poche tappe con me,
poi con lei, che ha stravolto il mio viaggio e ha portato proprio una un'ondata di energia positiva, e abbiamo stretto tra l'altro un rapporto bellissimo, e lei tuttora è qui con me. Ma vabbè, questa è altra storia, come sempre. Ho vissuto quella che è stata una delle esperienze più belle della mia vita, arrivando fino a qui, a Port Douglas, in... alla fine comunque ci abbiamo messo una decina di giorni, godendoci ogni singola tappa, vivendo appieno ogni singola tappa, senza rinunciare a nulla, semplicemente vivendo il momento, vivendo la giornata, programmando giorno per giorno, sapendo solo qual era la nostra destinazione finale. È stata un po' per me una filosofia di vita, perché ho capito ancora una volta, perché già il cammino me l'aveva insegnato, ma io... è facile imparare le cose, ma è facile ancora di più dimenticare. Ho capito che bisogna darsi del tempo, non bisogna pretendere nulla e bisogna vivere lentamente, ragazzi. Corriamo come dei matti, pretendiamo di avere tutto e subito. Questo è stato il mio errore più grande a Sydney, arrivare lì e volere subito tutto tra le mie mani, perché ero abituata a viaggiare, a riambientarmi in un posto, a rimettere a posto ogni parte della mia vita in poco tempo. Ma parlo dall'altra parte del mondo, non è la stessa cosa. Oggi mi dico, stupida Giulia, che pensavi veramente di poter fare quei salti mortali e uscirne illesa, tra virgolette. Invece no, mi sono solo fatta del male. Per cosa? Per veramente per nulla. Se tornassi indietro cambierei tutto il mio approccio e vivrei Sydney con degli occhi completamente diversi, con uno spirito completamente diverso, perché resto dell'idea che è una città magnifica, che ha tantissimo da dare, bisogna solo appunto prenderla nel modo giusto. Ma questo poi lo vedremo in futuro, perché io sono sicura che ci tornerò e ricomincerò da zero quando metterò piede lì. A parte questo, io oggi sono a Port Douglas, ho iniziato il mio nuovo lavoro con uno spirito totalmente differente, con un'energia completamente differente, con un sorriso che non vedevo da tempo, e sono veramente veramente contenta. Perché sono qui a raccontarvi questa storia? Non tanto per uno sfogo personale, per buttare fuori quello che per me si è nascosto, perché ragazzi non lo ammettevo neanche a me stessa, figuriamoci se riuscivo a parlarne pubblicamente, ma se sono qui a raccontarvi la storia, a parte dei fatti miei, è per mettervi davanti a una consapevolezza. Siamo umani, possiamo avere momenti negativi, possiamo avere momenti estremamente difficili, possiamo vedere le nostre certezze crollare davanti ai nostri occhi, possiamo vedere le nostre ambizioni, i nostri obiettivi, accartocciarsi letteralmente su se stessi e venire proprio buttati in un cestino come se niente fosse. Questo succede, a me è successo più di una volta, quantomeno penso all'ultimo anno, poi gli anni prima era un'altra storia, ma in questo anno è successo veramente tante volte che io mi trovassi a rivalutare tutto, rivalutare la strada che avessi intrapreso, rivalutare il mio percorso, rivalutare la mia direzione. E non è sbagliato, cioè questo non è un ho fatto un errore, questo è la vita. Cioè la vita è, hai mille strade a disposizione, ne prendi una, la percorri fin quando senti che è la tua strada, dopodiché cambierai e ne prenderai un'altra. Abbiamo quest'idea che esiste una strada unica e sola che ci porterà fino alla morte. Non è così. Le strade si diramano mille volte ancora, così come le scelte che abbiamo, così come le esperienze che dobbiamo fare. Quindi, se mai vi troverete in una situazione in cui sentite di dover cambiare direzione un'altra volta, sentite che questa non è la strada che fa per voi, cambiatela. Semplicemente trovate il coraggio. Cioè, prima di tutto, la consapevolezza è sempre il passaggio principale. Quel momento in cui dite, ok, sono in questa condizione, non mi piace la condizione in cui mi trovo, io devo fare qualcosa. Questo è proprio il passo principale. Dopodiché il tutto sta nel trovare il coraggio di fare questo primo passo, anche se è durissimo, perché io dico sempre, quel primo passo fa una paura assurda ed è veramente difficile. Il passo successivo sarà leggermente più facile, quello dopo ancora più facile, e così via, perché è così che funziona. Cioè, tolte i primi step che sono veramente difficili, anzi a volte mi buttano ancora più giù piuttosto che portarmi in alto, tutto quello che viene dopo è più semplice, soprattutto nel momento in cui lo sapete accogliere con lo spirito giusto, con veramente il cuore aperto e la voglia di rimettervi in gioco, di crederci ancora, di non perdere nessuna speranza. Quindi per concludere, se mai vi trovate in una situazione come questa, ricordatevi che non siete soli, perché io so che sto raccontando la mia storia da una parte, d'altra parte sono anche sicura che sia la storia di molti, in cui ci rivediamo in tanti, e spero che avervela raccontata, averla condivisa con voi, non vi dico vi sia stato di ispirazione o vi abbia dato chissà quale illuminazione, ma quantomeno vi abbia fatto scattare qualcosa dentro di voi, vi faccia dire, ok, se mai mi troverò in questa condizione, so che devo reagire, oppure se mi trovo in questa condizione, so che devo reagire e sono pronta a farlo. Se volete raccontarmi un po' una vostra esperienza, un vostro momento in cui vi siete buttati giù e pensavate di non farcela, se volete raccontarmi come ce l'avete fatta, potete sempre scrivermi qui nei commenti, io sarò felicissima di rispondervi, e almeno non ci sentiamo mai soli, perché come ho detto sono sicura che è un qualcosa che in tanti abbiamo vissuto e che in tanti vivremo. Io come sempre vi auguro il meglio. Adesso scappo, che inizia il mio secondo turno di lavoro qui a Port Douglas, e presto vi parlerò anche in maniera più approfondita di quello che sta succedendo qui, della situazione in cui mi trovo e della casa pazzesca in cui mi trovo. Ve l'ho raccontato anche un po' su Instagram, tra l'altro venitemi a seguire anche su Instagram se non lo fate ancora, e ci vediamo al prossimo video. Io come sempre ho parlato tantissimo, ma ormai dovreste essere abituati, quindi alla prossima.